quantomeno di 3 minuti. Anche perché appunto con il tempo i tormentoni sono anche aumentati di lunghezza. No, 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 no! Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale, la musica di Sugar, qui si parla di musica. Ci riuscirò questa volta a fare il video? Perché l'avevo già iniziato tipo 4 ore fa. Ma poi c'erano dei lavori, no, sotto, in cortile tipo. Quindi in realtà dovevo parlare tipo nelle... tipo, basta! Nelle pause, insomma. E erano pause tipo di un secondo, quindi tanto vale. Insomma, e direi che i tentativi li avete visti nell'anteprima. Insomma, di che cosa vogliamo parlare oggi? Di una cosa che è in realtà un po' legata a quello che abbiamo detto la scorsa volta, no? Perché dicevamo appunto partendo dalla domanda di Elisa riguardo appunto il fatto che chi fa i tormentoni si possa definire effettivamente artista, io l'ho presa molto più alla larga e ho detto che in realtà per il sistema in cui al momento versa l'arte, senza tenere in considerazione tutto quello che abbiamo detto sulla definizione storico-estetica di arte, possiamo dire che tutti lo sono e nessuno lo è. Ma il fatto che non ci si possa definire appunto artisti se lavori per un'industria, ecco, da un punto di vista storico-estetico, non significa comunque che quello che si sta facendo sia facile, cioè non è che tutto quello che non è arte è una scemenza, no, anzi. Nel frattempo, mi prude qui, vabbè. Andrò in giro con il bollino qua. Vabbè, comunque, metto la mano. Allora, insomma, tutto questo preambolo per dire che cosa? Per dire che neanche nel fare tormentoni, anzi, parliamo proprio di tormentoni oggi. Il fare tormentoni è in realtà una scienza esatta, nel senso che non è una scemenza, bisogna sapere esattamente che cosa si fa per arrivare al risultato sperato, o comunque al risultato che si vuole ottenere. Io adesso vi spiego perché. In generale il tormentone deve essere di base una cosa semplice, cioè scomposta nelle sue caratteristiche principali. Il tormentone è una cosa che deve essere complessa tutto insieme, ma la complessità deve derivare da tante cose piccoline, cioè piccoline nel senso semplici, che unite debbano dare l'idea di essere appunto una cosa complessa. Insomma, quello che voglio dire è, ci va del talento, quello indubbiamente, cioè ci va comunque una certa attitudine, è per quello che dico che è una scienza esatta, cioè bisogna calibrare bene tutto perché se no viene fuori una schifezza o comunque già i tormentoni non è che siano proprio bellissimi, però, come dire, è necessario che abbiano tutte le carte in regola perché se no appunto non sono tormentoni, cioè sono cose che sono così brutte da non essere nemmeno degne di essere tormentoni. Ecco. Intanto partiamo dall'inizio, partiamo proprio dal nome, no? Si chiamano tormentoni perché ti tormentano 3 mesi, anche un po' di più. Se ci ricordiamo Despacito, secondo me è stata una roba lunga, infinita, non lo so, una cosa come mesi e mesi, tra l'altro d'inverno, cioè come è stato possibile che una cosa spagnoleggiante, comunque latinoamericana, sia sopravvissuta così tanto d'inverno, io non lo so, come quelle piante che nascono a dicembre, un po' strane, che però ci sono, cioè sono le eccezioni che confermano la regola. In ogni caso, appunto, sono cose che ti devono entrare nel cervello, oltre al fatto che, anzi, proprio per questo, cioè proprio perché entrano subito, le si ascolta, le si canta, quindi cioè, si innesca tutto un meccanismo per cui si favorisca il passaggio in radio, quindi c'è cioè, un circolo vizioso, più l'ascolti, più la canti, più passa e così via, no? Quindi spiegato insomma il motivo di tutto questo, riprendiamo un attimo quello che stavamo dicendo prima sul fatto che il tormentone è fatto di tante piccole cose che messe insieme creano questa molteplicità di roba che noi ci dobbiamo cuccare tutte le estati. Da almeno 50 anni, se non mi ricordo sbagliato, dopo comunque controllo bene. C'è la scienza del tormentone, storia e teoria del tormentone. Mi farò assumere dall'università per proporre appunto questo corso di laurea. Che cosa ne dite? Che non mi fanno neanche entrare, per dire. Comunque, dicevo appunto, partiamo insomma dalla musica, no? Dall'accompagnamento. Dall'arrangiamento, come dicevamo in un video. La musica del tormentone, cioè la base del tormentone, di solito, a parte poi tutta la questione, no? Che ha fatto sì che oggi per noi tormentone significhi una cosa appunto latinoamericana o simile, tipo reggaeton, quelle robe lì. Il fatto appunto che sia
costituito da una base piuttosto semplice, soprattutto quelli che vediamo noi oggi, ma in realtà penso anche a Lambada, tra l'altro il mio tormentone preferito di sempre. In realtà è fatto di una figura melodica semplice, ma in realtà più o meno semplice, insomma, già la Lambada è complessa. Una figura melodica che si ripete in continuazione. Quindi questo ripetersi innesca appunto un loop nel cervello per cui questa roba non ti si toglie mai più. Però deve essere appunto anche, come dire, quantomeno orecchiabile la prima volta, perché così si può vedere se in radio effettivamente passa, se da quel momento, dal passaggio, poi ti arriva nel cervello, ti resta lì e tutto quello che abbiamo detto adesso. Insomma, quindi deve essere una cosa semplice, ripetuta tante volte. Il testo, pure lì, non è che debba dire nei massimi sistemi, non deve essere la donna cannone. Deve essere una roba, sì, anche lì semplice, che ricordi magari un po' l'estate, il divertimento, eccetera, eccetera. Poi appunto c'è questa questione di Despacito, per cui c'è questa... come si chiama? Oddio, c'è un modo di dire. Vabbè, insomma c'è questa cosa, questa eccezione che conferma la regola, non è l'espressione che volevo utilizzare, ma vabbè. Per cui appunto, pur ricordando l'estate, questo e quello e quell'altro, ce lo siamo beccati d'inverno. Insomma, inutile dirvi che prima della diffusione della moderna concezione dell'industria musicale e con la società di massa, ecco, e con la sistematizzazione della società di massa, della società di consumo, sto registrandosi, della società di consumo, che il tormentone ha ragione di vita, prima no. Non devo neanche dirvelo, eh. Di solito, appunto, qua dice, è diffuso attraverso i principali mezzi di comunicazione, grazie al cavolo, e ambienti ludici come discoteche, sale da ballo e villaggi turistici, ma poi può essere anche tutto. Allora, in realtà, in Italia, il termine tormentone è nato nel 1962, quando Nico Fidenco ha lanciato questo brano intitolato Leccata ad un granello di sabbia, che era stato rifiutato a Sanremo, leggo qui, e appunto raccoglie in sé tutte le caratteristiche che abbiamo detto. Insomma, è facilmente fruibile, lo si può ascoltare tranquillamente, così è ballabile, ha una melodia facilmente orecchiabile, di facile riconoscimento, vabbè, questo anche no. Comunque il testo è poco impegnato, è ok. Figuriamoci che io mi ricordavo avesse a che fare con Il Mondo di Jimmy Fontana nel 1965, credo. Però evidentemente no, mi ricordavo sbagliato, ma Il Mondo è stato una specie di tormentone. Tra l'altro va un po' in contrasto, no? Con quello che abbiamo detto prima, perché il testo quantomeno non deve essere impegnato, invece Il Mondo non si è fermato mai un momento. Evitiamo di cantare perché sennò partono i diritti SIAE. Insomma, il termine tormentone è nato, come dire, all'interno del mondo musicale e poi si è diffuso, ad esempio i memes, no? Anzi, i meme sono tormentoni visivi, ma sempre tormentoni sono. Oppure sono quegli hook, quelle frasi, no? Tipiche di un comico. Adesso, tipo, vi ricordate come si chiamava? Quello di Zelig, che nella mia classe all'elementare andava tantissimo, quello di ci sei, ce la fai, sei connesso, ecco. Lui, quello era il suo tormentone, la sua catchphrase, come la chiamiamo. E poi, vabbè, dal 62 abbiamo detto, ad oggi, quanti tormentoni si sono succeduti in questi 60, 58 anni di storia, un sacchissimissimo. Qua mi ricordano appunto Abbronzatissima dell'anno dopo, il 63, che però vi devo dire, Abbronzatissima non è così brutta. E comunque ha quel certo, come dire, ha quel retrogusto vintage che a me piace molto. In generale tutte quelle canzoni di Vianello, forse i Watussi un po' meno, però tipo Abbronzatissima, quelle cose lì proprio mi catapultano nel... cioè proprio la Madeleine di Proust, avete presente? O la Ratatouille del film. Forse la Ratatouille del film è un po' più terra terra che la Madeleine di Proust, però insomma quella cosa lì che ti riporta, no, ai tempi. Io gli anni 60 non li ho vissuti, evidentemente, è anche un po' peccato, però boh, mi ci riportano. Tipo Sapore di mare, il film, no? Un film che mi fa venire uno spleen che la metà basta. Ma vivo così proprio pericolosamente ogni giorno della mia vita. Ma questa cosa non c'entrava niente. Ah, qui mi dice anche che in ambito calcistico, anche sportivo, vabbè in generale, o politico, si può utilizzare appunto nella lingua italiana il termine tormentone. Ad esempio, tormentone estivo negli anni 80 si riferiva ai calciatori protagonisti del mercato. Va bene.
Beh, insomma, cerchiamo un attimino una specie. Quindi, fatto un riassunto del perché, del per come dei tormentoni. Ah, tra l'altro, qui vedo un articolo di Vanity Fair che si intitola I sei tormentoni che hanno rivoluzionato il nostro concetto di estate. Ho già paura. Appunto, si inizia con i Watussi. Che però, ripeto, a me non è che. Cioè, preferisco abbronzatissima, se devo essere sincera. Perché poi c'è anche il ballo, in effetti. Questo, tra l'altro, è un Halligalli, quindi, insomma, avete presente quella canzone dello Zecchino d'Oro, del pulcino ballerino che zoppicava e allora gli hanno insegnato l'Halligalli? Ecco, quello. Beh, sì. Poi c'è, qui dice anche Vamos a la playa, Madonna, anche Vamos a la playa mi fa venire uno spleen. Poi degli anni 80 io che lo soffro tantissimo per non averli vissuti, lasciamo stare. Che poi, ecco, sì, diciamo che Vamos a la playa esemplifica bene il concetto di tormentone, perché qua dice che in 3 minuti e mezzo si dice 30 volte il titolo della canzone con oh. I Righeira meritano un premio ad honorem nella classifica, cioè non so, esisteranno dei premi per i tormentoni, io spero di sì, e loro devono vincerli tutti. Perché davvero, cioè loro, Los del Rio appunto con Macarena del 95, poi, vamos a bailar, ovvio, che ho nell'iPod, ogni tanto ascolto proprio con il cuore. Poi, tre parole di Valeria Rossi. Andiamo a comandare, sì, vabbè, però non è che sia proprio. Cioè, bisogna. Andiamo a comandare, sì, ok, però non è. Con tutto rispetto per Rovazzi, non è così iconico, secondo me, come invece lo è. Perché poi è rimasta, no? Anche nell'anno, invece gli altri devono rimanere solo d'estate. Poi, vabbè, sì, anche abbronzatissimo, i Vasussi, ancora li cantiamo, ma. Vabbè, insomma, facciamo una cosa. Abbiamo detto il come e il perché di questa scienza esatta del tormentone. Voglio fare una mia classifica personale. Allora, al numero 5 io metto Barbie Girl degli Acqua, canzone che tutti cantavamo come se fosse appunto una roba per bambini, e invece col cavolo che è una roba per bambini, dice proprio tutt'altro, e se l'avessimo saputo probabilmente i nostri genitori non ce l'avrebbero fatta cantare così allegramente. Ma questo gruppo, insomma, ci ha fatto uscire pazzi, però in realtà è. Sì, è successo estivo del 97, quindi sì, valissimo come tormentone. Poi, al numero 4, tre parole di Valeria Rossi, che tra l'altro del 2001, che tra l'altro adesso è tornata per la pubblicità dei biscotti Grisby, attenzione, in un duetto con le Last Ketchup, cioè i primi anni 2000 all'ennesima potenza esplodono, manca sono soltanto, chi manca? Paolo e Chiara. E poi chi altro? Adesso ovviamente non mi viene in mente nessuno, però insomma, capite la portata di questo duetto? Che cosa c'entra? Niente, ma vabbè. Che insomma, questa canzone è meravigliosa, che in realtà è una bella canzone, nel senso ci sono tormentoni molto più brutti. E quindi, insomma, viva Valeria Rossi. Al numero 3 metto. Beh, sì. Allora, no, voglio cambiare. No, no, no. Fermate il gioco, fermate il gioco. Allora, no, al numero 4 metto Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo del 2004, che anche questa è una bella canzone alla fine dei conti, cioè niente, niente di che. E mi ricordo che la cantavamo ancora un sacco di volte, cioè ancora un bel po' di tempo dopo le elementari. Tra l'altro io pensavo che tipo lui e Paolo Meneguzzi fossero, non dico fratelli o la stessa persona, ma quantomeno che tipo vivessero insieme, cioè nel senso che fossero così amici da vivere insieme, perché alla fine dei conti hanno fatto la stessa identica carriera. Vabbè, cosa c'entra? Niente. Quindi al quinto posto abbiamo detto Gli Acqua con Barbie Girl. Mi cadono gli occhiali. Al quarto posto abbiamo detto Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo del 2004, quella di prima invece era del 97. E al terzo posto, cosa? Di Valeria Rossi con Tre Parole del 2001, che ripeto, è una bella canzone. Merita ancora oggi, vi dirò. Al secondo posto, assolutamente, come si chiamano? I Righeira, con Vamos a la playa. Vamos a la playa. Tra l'altro, secondo me questa maglietta un po' ci sta. Vabbè, c'entrava niente. Perché sì, dai, cioè, Vamos a la playa, raga. Vamos a la playa. L'Italo Disco è servita per questo. Grazie. Grazie anni 80. Grazie. Invece, al primissimissimo posto, abbiamo detto che Vamos a la playa dell'83, una cosa simile. Al primissimo posto invece metto, dicevo prima, Lambada del 1989, estate 1989, che io trovo sia meravigliosa.
Ma bella, cioè a prescindere dalla questione del tormentone estivo, è proprio una bella canzone. Poi il ritmo dell'ambada mi piace. E però ho anche un bonus, sempre Righeira, con L'estate sta finendo. Anche lì una canzone che mi fa venire uno spleen, una malinconia, una voglia di piangere tutte le mie lacrime, che nemmeno la canzone più drammatica e più tragica al mondo riesce a farmi versare tante lacrime, quante me ne fa versare. Vamos a la playa. Vamos a la playa, no? L'estate sta finendo. L'estate sta finendo. E un anno se ne va. Vabbè, cioè, vi ho fatto pure l'esibizione. So che non vedevate l'ora. Va bene, quindi vi saluto. Se volete scrivere quali sono i vostri tormentoni preferiti, se odiate i tormentoni, se in realtà sono il vostro guilty pleasure, avete una playlist apposta su Spotify segreta che nessuno possa vedere, ma voi tipo fate finta di niente. Dite di ascoltare Nirvana e poi in realtà ascoltate Righeira. Scrivetelo pure. Mettete like, condividete, vabbè, le solite cose che vi dico sempre. Ciao!